sono Martex, bentornati su un nuovissimo video di Fortnite. Raga, però calma, non dovete deridere le persone che si stanno impegnando. Guardate, Complex sta cercando di effettuare qualcosa, sta cercando di portare a termine un compito davvero devastante. A quanto pare è proprio lei che vuole trasformare gli oggetti dell'isola centrale in oro. Lasciatela fare. Questo perché la Epic non ci pensa, non si muove e allora fa... Ecco, vedi, fa tutto lei, non ci riesce però. E quindi brava, siediti, riposati un pochettino. Brava, 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 riposati. Ma a parte la cringiosità mattutina che a noi piace tantissimo, ragazzi, quanto è che installo Fortnite? Quanto? Tralasciando che mancano ben 9 giorni all'inizio della nuova stagione, o almeno alla fine di questa stagione. 9 giorni, ragazzi, così è stato annunciato da Epic Games. Vediamo se manterranno la parola questa volta e non la prolungheranno ancora di più. Comunque credo che si sia capito che all'interno di questo video mattutino, ragazzi, non ci siano leaks, perché non c'è proprio nulla da portare proprio a livello di informazioni. Stiamo solamente attendendo qualcosa che forse non arriverà mai. Quasi sul punto di arrendere. E da qui la bandiera bianca, ragazzi, perché sapete che ci tengo tantissimo a portarvi un contenuto ogni singolo mattino, un'informazione, una curiosità, quel che sia che riguarda questo gioco. Ho trovato su Reddit, dopo ore di ricerca su Twitter, perché non c'era proprio nulla, un qualcosa che non dico che mi abbia fatto ridere, ma ero proprio serio. E cioè, è sempre stata lì questa cosa e non l'ho mai vista. Se la cosa vi piace, ragazzi, potrei cercare di portarvi dei contenuti simili a questi nel momento in cui non ci sono leaks, non ci sono informazioni da parte di Epic. Quindi delle mini curiosità da mettere prima dello shop giornaliero. E quindi, ragazzi, anche questo tutorial, commenti, segnalatemi dei punti strani che avete trovato nella mappa, dei segreti, dei luoghi strani, purché sia oggetto di curiosità. Per mostrarvi ciò di cui vi voglio parlare, ragazzi, ci dobbiamo spostare verso Siepi da Grifoglio, quindi ovest della mappa. Non so in quanti di voi avranno notato questa cosa, non è niente di che, ragazzi, già ve lo dico, però ripeto, non ci avevo mai fatto caso e da qui già si nota qualcosa. Siepi da Grifoglio è qui, però dobbiamo recarci precisamente alla casa ad H, luogo chiamato in questa maniera da qualche vostro compagno di squadra o persino da voi. Eccola qui, ragazzi, spostiamoci. E proprio di fronte ai nostri occhi, ragazzi, che cosa sarà mai? Non è il mio deltaplano Mako, non è lui. Allora, una H, una H, una H. Vi siete mai chiesti perché questi pomodori siano stati piantati in questa maniera un po' strana? Oppure ancora perché ci siano queste siepi a forma di cerchio? Oppure ancora, 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 perché ci sia questo strano sentiero un po' ondulante, tondeggiante? Beh, sicuramente non possiamo capirlo da qui, ragazzi, non riusciamo ad intravedere nulla. E quindi funzione replay a noi. Mi trovo proprio con la telecamera del replay attaccata al terreno di quella zona, ragazzi. Mi andrò a sollevare pian piano, cioè pian piano no, al massimo della velocità del drone. Vedete un po' voi se intravedete qualcosa. Si parte. Ok, ok, direi che mi posso fermare. No, andiamo un po' più sopra. Va bene così. Zoomiamo, 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 zoomiamo. Ragazzi miei, vi presento non la casa d'H, bensì il luogo, la zona che da quest'oggi si chiamerà Noa. Il sentiero che va a formare una N lunghissima. Le siepi che formano una O. I pomodori invece sono praticamente una A. E la casa, ovviamente, che conosciamo già tutti, una H. Ragazzi, chi è questo Noa? Chi è questo soggetto tanto da elogiarlo ed implementarlo nella nuova mappa da parte di Epic? Perché questa scritta ci sarà da 5 mesi a questa parte. Forse sono un po' in ritardo, lo so, però credetemi, non l'ho mai notata. Come già detto, ragazzi, scrivetemi qua sotto tra i commenti, impegnatevi tantissimo e segnalatemi altre cose simili a questa qui. Poi ovviamente, ragazzi, ripeto, non è nulla di che, però era qualcosa che ci tenevo davvero a portarvela qui sul canale, data la scarsità di contenuti che c'è in questi giorni. Dal nome che abbiamo appena trovato mi sono ricollegato subito a quel famosissimo youtuber che anche lui si chiama Noa, però sinceramente non lo so, ragazzi, non so se le due cose siano collegate oppure questo qui sia un altro Noa. Non lo so, ragazzi, non lo so. Salutiamo Noa e torniamo al menu principale e godiamoci lo shop giornaliero. Eccoci qua, clicchiamo sul negozio oggetti. E raga, perché lo shop lo fa vedere ogni volta così? Cioè proprio mi butta subito su Harley Quinn. Andiamo sulla sinistra, vediamo che cosa abbiamo. Oh, spezzacuori, non usciva da un annetto, ragazzi. E cioccolava l'anno scorso, non l'ho acquistato? Scusa? Ma che suono soave. Cioè non ho capito, scusa. Un'arpa magica. Cuori reali invece l'anno scorso mi ricordo che ne ho regalato subito due appena uscì questa skin. È troppo troppo ignorante e non usciva da ben 361 giorni, ragazzi, quasi un anno preciso. Mr. Love, ma è fantastica questa skin, 1200 V-Bucks, è proprio il top dei top. Acquistiamo lui, ogni tanto qualcosa ce la portiamo a casa. Cioccolama nel nostro armadietto. Continuando con gli oggetti in evidenza abbiamo Cavaliere del Ragno, bellissimo il nostro Sauron di fiducia. Mi sposto qua sotto così vedete. Allora, Arachno, troppo troppo belli comunque questi due ragnetti. Davvero sono delle skin fantastiche. La penso un po' meno invece non sul piccone ma su di lui. Vabbè, lo sapete che è cucciolo. No, 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 no. Non fare questo sound per favore. Ascoltiamo lui.
Oh yes. E poi ho visto una banana, no? Ho visto una scimmia. Ah, è fantastico questo pupazzetto. Un po' creepy ma bello allo stesso tempo, ragazzi. Davvero, poi il backpack, ciao proprio, ciao ciao ciao. Ieri abbiamo avuto la wrap e quest'oggi invece abbiamo Asha Spettral. Ascoltiamo. Ma quanto sono belli quei 75 V-Bucks, raga. Che sound. Che sound. Canaglia. L'hanno spammata tante di quelle volte nello shop giornale, ero che farebbero bene a non rimetterla per un anno di fila. Doppio gioco. Bella la sua conchiglia. Molto bella, anche se devo mostrarla. Eccola qui. Carina skin dei 14 giorni d'estate. Non l'acquistai perché secondo me era una delle skin meno belle tra tutte quelle che furono implementate, ovviamente. E ora che ci faccio caso, vi è anche un teschio invaso dai fiori. Ok. Ti accorgi di alcune cose solamente dopo mesi e mesi dalla loro release. Corsa della foglia, H corsa della fuga, ragazzi. Attraversamento 500 V-Bucks. Una delle migliori emote, nessuno può contestarla. Hey, hey, hey. Allora, fuga furiosa è uscita. Quando l'abbiamo vista, ragazzi? Una settimana e mezzo fa per l'ultima volta, sì. Harley Quinn, Search and Destroy, Spina d'Amore, sempre centro. L'abbiamo già visto ieri, macello, ragazzi. Possiamo definirlo concluso già lo shop di oggi? Vi ricordo come sempre che se volete potete supportarmi tramite tutti i vostri acquisti cliccando qui in basso a destra sulla voce supporta un creatore. E poi digitando al centro della stringa JKR Martex come code. Maiuscolo, minuscolo è uguale, ragazzi. L'importante è cliccare su accetta e aggiornare questo code ogni 14 giorni. Grazie mille a tutti coloro che mi stanno continuando a supportare giorno per giorno in questo periodo purtroppo stramorto di Fortnite. Non vedo l'ora che rilascino questa nuova season, ragazzi, non ce la faccio più. Comunque spero che questo video vi sia piaciuto, se così fosse lasciate tantissimi like, condividete il video con tutti i vostri amici, iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti e nient'altro. Noi ci becchiamo tra pochissimi in live oppure in un prossimo video. Un saluto da Martex, sia brothers.